Autonord, cane Caravan Vanzago, siamo fuori dalla nostra consueta location per presentarvi una fantastica veranda che vi abbiamo già presentato in altre occasioni. Adesso andiamo a vederla in modo un po' più particolare, anche perché è il modello 2020. Quindi stiamo parlando di Dorema Magnum Air Force, quindi una veranda evolutiva, nella misura in questo caso di 2,60 m. Andiamo a vederla. Vediamo già fuori le cinghie antitormenta, la possibilità col crystal e la tela interna di oscurare e fare privacy. C'è la possibilità ovviamente di aprirla, tutto si apre. Si apre tutta la porta laterale. Ok. E invece sopra troviamo la consueta cerniera per montare il famoso annesso, che si può montare sia sul lato sinistro, come in questo caso, oppure nel lato destro dall'altra parte. Poi abbiamo un'altra chicca sopra, ma ve la spieghiamo dopo. Andiamo dentro intanto a vederla. Zanzariera sulla porta d'ingresso, oltre chiaramente alla porta. Allora, la differenza in questo caso sul Model Air 2020 è che abbiamo i tubi interconnessi, quindi si gonfiano in un solo punto, tubi e valvole di qualità notevole, tutto in doppia camera chiaramente. La finitura, come possiamo vedere e come di consueto per questo marchio, è di livello elevatissimo, ok? Quindi è tutto veramente perfetto. Pensate che noi l'abbiamo solo inserita nella canalina, gonfiata, e abbiamo messo 6 picchetti, vedete un po'. Chiaramente di serie ci sono già picchetti, cinghie e tutto, cinghie antitormento e tutto quello che gli va dietro. I vetri, dicevamo, i cristalli, che sono di ottima qualità, sono totalmente occultabili, come vediamo nel caso delle due porte laterali, oppure si possono aprire se vi serve per fare un po' di luce. Questi si alzano, si arrotola e abbiamo operazione semplice e veloce, perché chiaramente si fa in fretta velocemente. Qua si blocca. Uno e due, tutto veloce, come potete vedere in pochissimi secondi facciamo tutto. E abbiamo la vista sull'esterno, in questo caso la vista è anche notevole perché vediamo il mare qui, tanta roba. E in un attimo si va ad occultare il cerniere. C'è la possibilità come opzionale di mettere le barre balcone, quindi aprendo questi nella parte superiore si fa la barra balcone, vedete, anche qua e qua. Questa si può appunto aprire in questo modo qua, il telo appoggio sulla barra balcone, e quindi non va a stressare le cerniere e le varie aperture. Chiude doppia cerniera, la cerniera è grossa, di ottima qualità, quindi non si incastra, non vi dà nessun problema, si può lasciare leggermente aperto per far girare l'aria. Le parti laterali, dicevamo che sono tutte completamente occultabili, vedete, sia di qua che di qua. Basta togliere l'aggancio anche qua in basso, uno l'altro lì sopra, anche questo si arrotola sopra e si tiene la finestra aperta, ok? Oltre ad essere chiaramente apribile, come vi dicevo prima. Si chiude, si aggancia, uno e l'altro sopra, due sopra qua. C'è già anche la predisposizione per il velotetto, in questo caso non l'abbiamo montato, però su questi anelli si può appunto installare il velotetto, che vi crea una doppia intercapedine per avere meno caldo, soprattutto se siete in posti molto umidi, meno umidità all'interno. Altra porta, chiaramente abbiamo due porte, in questo caso apriamo la zanzariera, anche qua c'è la parte per tenerla rotolata. Una e la porta, così usciamo. Scendo all'esterno, tocchiamo anche qua appunto l'altra parte dove si può mettere la cerniera dove si può mettere l'eventuale annesso da altri 2,60 m, cinghia antitormenta di serie in sopra e sotto. In questo caso poi abbiamo il telo superiore, che è un opzionale, ha una lunghezza di circa 1,50 m, viene già fornito con i due pali e le cordine di tensione.
praticamente si aggancia con gli attacchi rapidi all'attacco delle cinghie antitormenta, quindi si tolgono le due cinghie antitormenta superiori, si aggancia, si monta, si tirano i picchetti e il gioco è fatto. Potete vedere, qua il palo chiaramente poi ve lo regolate in base alla vostra altezza, alla vostra misura, come vi serve. Altra chicca, dicevamo che tutto si gonfia in un punto solo, quindi avete le tre valvole che aprirete per sgonfiare la veranda. Le valvole sono coperte da una cerniera, quindi si alza la cerniera e si apre. Questa veramente è una chicca che solo le verande di notevole qualità come appunto Dorema hanno. Le cuciture sono pressoché perfette, doppia ribattitura, il velcro che va a coprire la cerniera, quindi sono tanti particolari che su questa veranda di fascia alta, molto alta, abbiamo standard. Potete venire a vederla, a toccarla da noi, Vanzago, via delle Tre Campane 45, Autonor Car & Caravan. Ciao da Davide!